perché? Perché non c'è compensazione, non vuoi pagare, vero? Ma chi te l'ha detto? Tu lo devi dire chiaro, perché se non vuoi pagare, ti mangiamo la testa e basta. Dammi istruzioni e dammi una fotografia che sto ragazzo ce l'hai vivo. Tu c'hai la mia parola che il ragazzo è vivo. Carlo Celadon, sopravvissuto al sequestro di persona più lungo nella storia dell'anonima calabrese. 831 giorni di prigionia in 7 diversi covi. Fu rapito ad Arzignano, in Veneto, il 25 gennaio 1988. Fu rilasciato il 4 maggio del 1990. Quando fu rapito, aveva soli 18 anni. Figlio di un facoltoso industriale, una banda di 'ndranghetisti fece irruzione nella tenuta dei Celadon e portò via il ragazzo. Costretto ad inviare messaggi strazianti al padre, la sua famiglia pagò un riscatto da 5 miliardi di lire, ma solo dopo un'estenuante caccia all'uomo, Carlo fu rilasciato. Trattato in maniera disumana durante la prigionia, le sue condizioni, una volta liberato, mostrarono al mondo la brutalità dell'anonima calabrese. Era in condizioni pietose. Sfinito, non si reggeva in piedi. Le gambe atrofizzate, barba di svariati mesi, dimagrito di almeno 20 kg, insomma una larva, come dirà più tardi il padre Candido. Queste sono le foto di Carlo Celadon appena rilasciato. Carlo Celadon viene liberato al Cristo di Zervò, viene portato a Salerno. È un ragazzo scheletrico, è un ragazzo con una barba lunga, è un ragazzo che non si rende conto della situazione che sta vivendo, nonostante sia libero, nonostante ci siano i poliziotti vicino a lui. Celadon venne tenuto sequestrato 2 anni e mezzo. Vorrei che noi questa cosa la ricordassimo sempre, perché è un fatto di una barbarie senza precedenti. La forza che ho avuto per andare avanti l'ho avuta per 8 mesi. Poi hanno cominciato a distruggermi sempre di più e ho perso la speranza. Le notizie che avevi dal mondo esterno, la tua famiglia, i tuoi? Mi dicevano soltanto che mio padre mi voleva morto, che qualche volta, insomma, che non voleva pagare, ecco. Non aveva mai pagato niente.